ci hanno portato già qualche cosa, andremo a vedere quello che ci hanno proposto. Mamma mia, la qua c'è scritto Princella, Kids Sweet Potatoes. Boh, vedremo insieme quello che può essere. Un'altra cosa che Original Spaghetti, allora no, l'Original Spaghetti ce l'avevamo solo noi, ci provate, non fa saldate minimamente, perché per me i spaghetti sono un'altra cosa. Dentro la scatoletta lo spaghetto non funziona. Potete mettere lo spaghetto messo bello, tranquillo, quando sta siete a tavola, te mangi quella cosa bello fumante, il ragù, una matriciana. Vediamo, non so, perché poi girano altre cose, come il Swaggy's Snack. Sembra più... A me mi pare come se ci venissero un sacchetto, però poi non so quello che sia, se sono spezie o cose varie. Boh, poi vediamo se mangiarle o girarle. Allora, qua dentro ci hanno dato il salmon jerky. Ragazzi, jerky. Mo, non so, per me può sembrare più un filetto di gatto o qualche cosa. Con tutti siamo amanti degli animali, però con questi non si sa mai quello che trovi. Wild West, questo penso che sia una semispecie di pancetta, una semispecie di guanciale, smoked e cooked, quindi una pancetta affumicata. Raga, io non lo so che mi sto mangiando, nel frattempo vi saluto, almeno così se succede qualcosa vi ho salutato, se siamo presentati, se siamo conosciuti da poco, però va bene uguale, già mi state simpatici. Allora, questi vogliono emulare e coppiette, né per cattiveria, però vengo dai paesi pure, quindi noi abbiamo tanto belle fraschette, bei ristoranti, non è male il prodotto, però hanno voluto molto emulare la coppietta. Regà, andate a mangiare le coppiette e poi volete provare una cosa diversa dalla coppietta, dice vabbè mi sono mangiato questo, dico vabbè sì cavoli, per la coppietta, la coppietta. Qua ci dicono che è salmone, vediamo se è salmone o se esce qualche cosa. Penso sia la bacchetta per mangiare il salmone. Già lo sapevano che ne ero buona a pugna quelle normali, quindi ce l'hanno fatta col... Allora, madonna santa. Ma ci stanno pure le istruzioni. Quando riuscirò ad aprire questo vi dirò quello che ne penso. Nel frattempo facciamo un po' di suspense. Ecco, lo buttiamo. Allora, serve per mangiare sto salmone che... Poche parole, questi hanno rifatto pure questi una mezza specie di coppietta, ma a salmone, una coppietta di salmone. Mamma mia, non è proprio accio accio, però mangiate per salmone normale, ragazzi miei, lasciate perdere questo qua, ve lo posso consigliare io. Qua vi dico subito se tocca preparare la cartina, perché a me mi sembra come un pacchettino a andanno preso questi. No, non ce la faccio. Raga, io non so che cos'è. Guardate voi, dite voi che... Cioè, boh, sembra tipo colla di pesce stilizzata. Come si mangia sta? Io non so come si mangia, raga. Io la posso vedere un attimo, ma penso sia un... Ecco qua. Mamma mia, ragazzi miei. No, è una cosa no. Lasciate perdere. Questo evitatelo proprio assolutissimamente. Ve girate con un po' di tabacco questa, la girate così e ve la fumate tranquillamente. Evitate che è meglio così che mangiassero. Questi andranno scaldati, quindi adesso li andiamo a scaldare e vi diciamo quello come sono, anche se per me dei spaghetti questi non sanno manco quello che vuol dire. Eccoci tornati. Allora, io vorrei dire che sono andato a scallare sta roba e qua ci scrivono spaghetto originale, che sarebbe questo qua. Mo io non è per far polemico il critico, ma tu ti rendi conto che uno come me che se ne va a mangiare per i ristoranti e per le fraschette mi portano questi e mi spacciano come spaghetti? Ma cioè nemmanco questi sono, non so che non so definibili, ragazzi, sono sincero, ma spaghetti non so, mo vi dico come so e di che possono sapere quasi.
Allora, se voi prendete il barattolo di passata normale, quello del supermercato, da pure da 50 centesimi, piatta la pasta, la mettete dentro a bollino, unite insieme e basta, finire a fate il sugo. Questa è la stessa identica cosa. Quindi, raga, io quando vedo queste cose poi mi c***o, perché dico, ma me poi propone a me uno spaghetto, magari che dici, sai, capisci niente, ma tu mi vieni a proporre uno spaghetto del genere, che di spaghetto questo non c'ha un c'è niente. Ma che mi avete mannato? Oh, spaghetto? Ma perché a te te pare uno spaghetto questo? Questo qua invece che andiamo ad assaggiare adesso, intanto io tengo sempre le bacchette del salmon jerky, perché queste, ragazzi, io ve lo dico, ho capito l'utilità di queste. Una volta che ci hai mangiato, che so pure per... è un attimo a farsi le ciglia con queste, raga. Queste sono Princella Cut Sweet Potatoes. Mo, Cut Sweet Potatoes, io, allora, l'inglese, ragazzi miei, io vi dico una cosa, non è proprio perfetto, però mi hanno portato queste, da quello che dicono, so, patate dolci. A me mi pare un rivanzo di un prosciutto e melone. Mamma mia, ragazzi miei. Allora, vi premetto che le patate non c'hanno niente. Queste sono patate dolci, queste sono dolcissime, l'hanno condite con zucchero, non so, qualcosa ci hanno fatto, perché queste io ve le sconsiglio proprio. Queste, se spalmi bene bene bene, ci tacchi in parte foratini, ci tiri su pure una stanzetta, una cantina, unite questi due piatti e andiamo alla grande. Guarda, non mi insultate, perché io ho fatto vedo, ho provato sulla pelle mia e mi cavo offerta a voi. Quindi non mi insultate, commentate a più non posso, perché, ragazzi, guarda che qua c'è da commentare forte. Vi saluto a tutti, mi raccomando, forza!